Ciao a tutti, oggi parliamo di Shinkai Shobu Wasa e vedremo dei Ridatsu Wasa e difese da un attacco di presa ai due polsi. Come ho spiegato, nella progressione didattica del Go Shinjitsu è bene assimilare correttamente come rompere la presa ai polsi prima di passare alle tecniche di difesa, perciò studiate attentamente i primi video. L'attacco di Ke è Ryote Dori, prese ai due polsi. Questa è la prima azione di Ridatsu Wasa. Fate bene attenzione perché sono in sequenza. Nel secondo caso, rompe la presa con il braccio destro. In quest'altra situazione avanza utilizzando il movimento dei polsi per rompere la presa. In quest'altra Tori arretra con il peso del corpo, incrocia le braccia e rompe la presa. I video che seguono mostrano alcune possibilità di difesa da un attacco di presa ai polsi utilizzando tecniche di Nage, Katame e Kansetsu Waza. Nel primo caso, la mano sinistra afferra il polso sinistro di Uke, applicate Kotei Neri e poi portate a terra Uke utilizzando Ude Ishigi Te Katame. Ora, utilizzando lo stesso movimento dell'azione precedente, afferrate il dorso del polso sinistro di Uke e applicate Waki Gatame. Stessa presa al polso, attacco di Kotei Neri e poi passate in Kote Mawashi. Prima controllate Uke e poi lo portate a terra con un movimento delle braccia in avanti e concludete con Tegatame. La mano sinistra si porta al polso, mantenendo la torsione del braccio, la destra al gomito, e poi portate il braccio verso di voi. La mano sinistra rompe la presa al polso e afferra il braccio di Uke. La destra attacca in Suriage e poi applicato il Shotogari. In quest'altra situazione rompete la presa dei polsi, applicate una spinta al petto e Kouchigari. Facendo attenzione di sincronizzare la spinta con la tecnica. Stessa situazione, stesso Ridatsu Waza, spinta e Ouchigari.
arretrate, afferrate il polso destro di Uke e facendo una leva al gomito lo proiettate in avanti. Di nuovo arretrate, stessa presa al polso e scendete applicando kataguruma. Stesso movimento, afferrate il suo polso e taglio toshi a sinistra. Rompete la presa con la mano destra, attaccate in Naname Uchi, poi applicate Kotei Neri al braccio destro di Uke e finite l'azione con lo Sotogari e Natemi Radan. Ora incrociate le braccia e rompete la presa, colpite con Hijiate e poi Kosotogari. Prossimo appuntamento, difese d'attacco di presa a due mani al braccio.